Cosa Nostra aveva fatto questa scelta ponderata, dico io, perché io mi occupavo dei rapporti tra industria, già praticamente tutto quello che era intelligenza al di fuori di Cosa Nostra. E praticamente loro non volevano che io fossi sottoposto alle pastoie burocratiche, se così vogliamo dire, che Cosa Nostra metteva, cioè il capo di mandamento, il capo la decina, il capo della commissione, insomma, tutte quelle che erano le pastoie burocratiche di Cosa Nostra. Per cui è giusto dire che lei, pur essendo profondamente inserito in Cosa Nostra, non era ritualmente affiliato per una scelta strategica di Cosa Nostra. In Esatto, una scelta strategica di Cosa Nostra. particolare, lei si occupava di curare i rapporti tra Cosa Nostra e la politica e tra Cosa Nostra e il mondo degli appalti? Sì, Questo era il suo campo questo era il mio d'inizio. campo. Lei viene arrestato, mi corregga se sbaglio, la prima volta nel luglio del 1991, Esatto. nell'ambito, me lo può confermare, del cosiddetto primo processo mafia appalti. Esatto. Lei resterà detenuto, mi conferma se è vero, quasi ininterrottamente dal luglio 91 fino al maggio 97. Esatto. Questo nell'ambito del primo Quando io sono processo. stato rielettato per la seconda volta. Per cui questo nell'ambito del primo processo mafia appalti, che va appunto dal luglio 91 al maggio 97. Esatto. Esatto. Poi mi dà conferma pure che lei viene riarrestato dopo 2 mesi, nel luglio 97, e resterà arrestato fino alla sua collaborazione con l'autorità giudiziaria dell'agosto del 97. Me lo conferma? Sì, confermato. Benissimo. Ora io le chiedo, nel periodo in cui lei è stato detenuto nell'ambito del primo processo mafia appalti, ha Sì. avuto delle interlocuzioni con i carabinieri ed in particolare con il ROS dei carabinieri? Sì, con il ROS dei Carabinieri, con particolare predisposizione, e diciamo si fece parte attiva con me l'allora capitano De Donno, che praticamente in occasione di fu sentito e preso su vari appalti. In quell'occasione mi venne a contattare fino al carcere di Termini e chiedeva che io collaborassi e praticamente cercava di farmi delle promesse che poi peraltro furono allora disattese. E praticamente mi disse che addirittura mi avrebbe fatto conoscere il colonnello Mori. Il colonnello Mori allora era vice del comandante del ROS. In che anno E siamo? diciamo che siamo nel 92, Prima delle stragi, dopo le stragi? prima delle Prima delle stragi. stragi, per cui la prima interlocuzione con il ROS avviene nel 92, prima delle stragi. Prima Sì. delle stragi. Praticamente mi venne a raccomandare questa cosa, che voleva assolutamente che io sentissi Mori, perché mi diceva, sai, è una persona di grande intelletto, di grande cose. E allora io, così, la constatazione che potevo fare era, sì, tu non lo sei, però, perché praticamente il colonnello Mori dovrebbe impiccare. E forse il capitano De Donno, perché praticamente gliene comberò tale e tante che. Comunque, a prescindere dalle simpatie personali, lei qualche cosa la diceva al capitano De Donno? Io, capitano De Donno, ero possibilista, ma non ho mai detto niente finché non ho collaborato. E anche neanche con la collaborazione ufficiale ho avuto modo di esprimermi nei confronti di De Donno per qualsiasi cosa, anzi la negavo decisamente. E però facevo capire che volendo ero a disposizione. Senta, questi contatti, prima ha detto che è avvenuto in una pausa del primo processo mafia appalti, no? Sì. Può ricordare alla Corte in quale località è avvenuto, in quale sede?
Sì, e praticamente il processo a Mafia Appalti era la sede del Tribunale di Palermo e c'era De Donno che faceva la sua testimonianza e in quell'occasione ebbe lui a farmi capire che se voleva mi veniva a trovare. E io ho detto, ma come? Non sapevo che c'erano queste possibilità. Che c'era allora, cosa che mi meravigliò tanto quando io lo vidi arrivare al carcere di Terni, peraltro a Godipopolo, dico a Godipopolo perché praticamente La mise in difficoltà, non mi probabilmente. mise in difficoltà perché praticamente era una questione che sapevano tutti. Quando tu mi interrogi nel parlatorio del carcere di Terni, Lo sanno lo tutti, sanno certo. tutti, infatti da lì a poco si è saputo, mia moglie mi venne a dire guarda che dicono che tu sei con l'avvocato. Senta, c'è un episodio specifico in cui De Donno la incontra presso la caserma dei carabinieri di Termini Imerese mentre lei è detenuto. Lo può confermare questo Sì, episodio? allora questo lo confermo. E praticamente fu nella quell'occasione che io ebbi modo di conoscere Mori e praticamente c'era un capitano che comandava Termini che praticamente si interessava, essendo padrone di casa, diciamo, si interessava della cosa e fu retarguito in malo modo. Dal capitano De Donno, e lui era maggiore, perché gli disse: ma lei che cosa si interessa di questa situazione? In questa occasione, presso la caserma dei carabinieri di Termini Imerese, era presente anche il generale Mori? Sì, era presente allora colonnello Colonnello Mori. E lei invece doveva stare in carcere in quel momento, doveva Mori. essere. Io sì, io cioè praticamente devo dire, se così sono stato rapito dal tribunale di Palermo. È portato con un furgone fino a Termini e dove io mi sembra che sta succedendo, era molto preoccupato e ho avuto modo di conoscere Mori, che naturalmente non era De Donno, era una persona di riguardo, cioè praticamente sapeva come prendere le cose e la delicatezza del caso e lì si giocavano la mia collaborazione. E praticamente Mori ebbe modo di parlare con me e spesso ho visto che smentiva De Donno. Senta, per cui vi furono più ingressi al carcere di Termini Imerese di De Donno per parlare con lei, che Sì, non erano colloqui investigativi, non erano colloqui autorizzati. no, erano colloqui investigativi e lui diceva assolutamente No, guarda. colloqui investigativi nel senso tecnico, cioè autorizzati, o erano colloqui informali, un ingresso informale al carcere di De Donno? No, penso che fossero informali, perché praticamente De Donno mi diceva sbrighiamoci, vediamo che dobbiamo dire, facciamo questo, facciamo quello, perché lui dava per scontato che io da lì a poco sarei con l'avvocato, anche perché lui mi faceva capire, no, anzi mi fece proprio che mi faceva capire, mi disse che sapeva tutto di me. Sapeva chi ero, chi non ero, qual era la mia funzione. Lei in quel momento era sotto processo, cioè E stava celebrando il processo a suo carico. certamente, quando a un certo punto poi si è svolto, io sono in contatto con Vito Ciancimino. Io praticamente, veramente, mi sono spaventato perché conoscevo benissimo Vito Ciancimino, conoscevo lui e facevo bene. Ciancimino era quello, secondo me. Posso dirlo, era un tumore che aveva Cosa Nostra addosso e aveva anche la società civile. Ora ci arriviamo a Vito Ciancino, due passaggi e ci arriviamo. Sì, prego. Il rosso di Mori e De Donno la fecero trasferire da Termini Imerese a Carinola per poter continuare questi colloqui in modo più Allora, riservato? certo, cioè praticamente a un certo punto eravamo nel 15, vicini al 15 di agosto. Del Io
del 91, eravamo già nel 93. Ah, 93 stiamo sì, parlando. Sì, perché iniziò il processo nel 92, si trascinò per lunga pezza e nel 93 io sono stato trasferito a Carinola e non solo per evitare i sospetti, come se non ne avevamo dati fino allora, e praticamente per evitare i sospetti mi portarono insieme con i miei coimputati, che erano Buscemi, Buscemi, non me lo ricordo il nome in questo momento, uno dei Buscemi, che poi avevo capito che era il cugino meno importante dei Buscemi, e poi Cascio Rosario, che era ben persona importante perché è vicino alla mafia di Castelvetrano, molto ben introdotto. Cascio Rosario era vicino a Matteo Messina Denaro? Oh, sì, molto più che vicino, erano anche soci. E poi praticamente lui aveva diversi interessi insieme a Matteo Messina. Fermiamoci un secondo perché poi mi interessava appunto. Prego. Che questi colloqui continuano a Carinola. Questi colloqui continueranno anche presso il Policlinico di Roma dove lei era ricoverato? Come, mi scusi? Questi colloqui con il Ross di Mori e De Donno continueranno anche presso il Policlinico di Roma dove lei era detenuto? Sì, sì, praticamente. Ma qualche problema sul Roma? Sì? Allora, se, forse mi avvicino. Allontanare, va bene. Proviamo. Allora, vediamo questi colloqui al carcere, al Policlinico di Roma. Allora, il colloquio al Policlinico di Roma è stato il fautore, è stato il mio allora avvocato Amato. L'avvocato Amato si mise a disposizione per parlare sia con Mori che con De Donno, più con Mori, perché De Donno lui neanche lo conosceva, e mi disse che avevano bisogno di parlarmi e io mi feci parte dirigente per utilizzare il loro ufficio del professore Marino, che era il primario della cardiochirurgia all'ospedale Umberto I. Un secondo, fermiamoci perché così ci concentriamo. Sì. E ritorniamo al tema Vito Ciancimino. Per indurla a collaborare, i carabinieri del ROS le dicono che Ciancimino sta parlando, esatto? Sì, Vince. Non solo, mi guarda, lo davano per scontato. Ciancimino, quello che ci ha raccontato, manco te lo immagini. In che anno siamo? In che anno siamo? 83. No, l'anno, 83 mi sembra difficile. 93, mi scusi, sì, no. Lapsus. Per cui le dicono che Vito Ciancimino sta collaborando. Sta collaborando. Ora e cosa le dicono del contenuto delle dichiarazioni di Ciancimino? Cose incredibili, cose, cioè? Che io non avrei mai capito. Beh, io facevo bene, voi mi raccontate le cose, voi mi parlate, voi mi sentite. Io... Ma che cosa raccontavano? Cioè, praticamente mi stanno dicendo tutte le questioni, i segreti, gli appalti. Bene, allora se l'avete, avete risolto il problema. Mi stanno dicendo effettivamente qual era la tua funzione. Bene, praticamente mi stanno mettendo, ma non di questa di ora, della cosa, della funzione che tu gli hai levato dalle mani a Ciancimino. Io, guarda, siccome non mi ritenevo opportuno che io potessi levare alle mani queste cose a Ciancimino, perché lo conoscevo bene, conoscevo chi erano i suoi amici e specialmente sapevo che c'era una doppia consistenza in questa cosa, data dall'amicizia che lui aveva con Provenzano e soprattutto dall'amicizia che aveva con l'anima dannata di Provenzano, che era Pino Lipari. Ora, questo processo ha un oggetto ben preciso. Sì. Io le voglio chiedere, i carabinieri del ROS, in particolare Mori e De Donno, le dissero che Ciancimino si stava adoperando per fermare
le bombe, una strategia strategista e quant'altro. Cioè praticamente mi dissero che Ciancimino si era messo a disposizione per risolvere i problemi attuali della Sicilia. Devo dire che io ho avuto... Gli attuali della Sicilia? Cioè la Sicilia del mondo. No, non avevo sentito bene. Io, signor Presidente... No, parli vicino a me. Io praticamente avevo delle informazioni di prima mano, perché spesso veniva a trovare mia moglie, che era l'unico metodo, allora c'è il 41 bis, io avevo il 41 bis, avevamo pochi colloqui, uno al mese, per cui dovevamo un po' scintillinare quali erano le situazioni. Mia moglie andava a trovare per portarmi notizie o per prenderne, anche per prenderne, perché avevano, in tutto questo c'erano degli interessi di molto denaro, che io ancora custodivo questi segreti. E dicevano: Angelo, fatti dire da Angelo com'è questa cosa. E io pedissequamente lo riferivo a mia moglie, che poi, ahimè, doveva dirlo a questi signori. Mi perdoni, il tramite di sua moglie con Cosa Nostra era il dottore San Giorgi? Anche perché allora San Giorgi tentò disperatamente di farmi prendere un avvocato che non era amato, ma l'avvocato Virga, che praticamente l'avvocato Virga allora andava per la maggiore, e mi dissero: con questo signore Virga tu puoi avere alcune cose. Perché Virga era importante per avere benefici? Sì, perché praticamente allora dicevano che era molto amico di Berlusconi. Era amico diretto di Berlusconi o vi era un altro soggetto che intermediava tra Virga e Berlusconi? Cioè praticamente mi pare che lui difendeva il fratello di Berlusconi in altro processo, per cui lui poteva in un certo senso avere la buona cosa per farmi favorire nella mia situazione. Torniamo un momento indietro. Il punto era questo: i carabinieri del ROS, Mori, De Donno, sì, le dicono che con Ciancimino si sta avviando un'interlocuzione per far cessare l'attacco allo Stato, le bombe, la strategia stragista? Loro questo, più che dirmelo, me lo fanno intuire, perché mi dicono: sai, è stato bravo Ciancimino, perché io, essendo che tutto mi si poteva dire a me, che c'era una notissima diatriba con Ciancimino, io praticamente dicevo: ma voi vi siete convinti che Ciancimino sta facendo cose buone per voi e per lo Stato? Sì, noi abbiamo di questa convinzione. Vabbè, se l'avete, tenetela, però guardate che Ciancimino ha l'unico interesse che persegue è il suo e basta. E praticamente allora mi dice: vabbè, non ti preoccupare, ma sai che ci sta dando delle cose in mano che tu neanche ti puoi immaginare. Senta, una domanda specifica: i carabinieri del ROS, in particolare Mori e De Donno, le dissero mai di assecondare le dichiarazioni del Ciancimino? Sì. In che senso doveva assecondare le dichiarazioni certo del Ciancimino? A un certo punto mi dice: stai attento, mi dice Mori, no Mori, mi dice De Donno, se tu smentisci Ciancimino si rompe il telefono. Si rompe il telefono. Perché praticamente tu non lo devi neanche attaccare minimamente Ciancimino, perché Ciancimino è molto bravo nei nostri confronti, per cui sarebbe un inferno. Ma io sono, io perché non ho nessun motivo di attaccare Ciancimino. Io non conosco Ciancimino, perché praticamente, naturalmente, dottore, sì, io allora temevo sia il Ciancimino che il rosso dei carabinieri, erano carabinieri per me, per cui praticamente io cercavo, non ero ancora
diciamo, ben attento alla situazione di come andavano le cose. Cercavo di sminuire sia l'attacco che mi faceva Ciancimina, perché sapevo che mi attaccava, perché mi attaccava anche normalmente. Attaccava sul versante della gestione illecita degli appalti? Sì, mi attaccava sulla gestione degli appalti, soprattutto sulla mia incapacità di gestire questi appalti. Certamente lui gestiva appalti ben più grossi di quelli che gestivo io, tipo il depuratore di Palermo, che praticamente gestiva con con il signor Cassina, con il signor Costanzo, con i signori delle cooperative rosse. Senta, a un certo punto i carabinieri la indussero a infiltrarsi nell'interno del circuito carcerare per convincere a far cessare le stragi, per esempio per contattare il vecchio Brusca Bernardo ad intervenire in questa strategia stragista? Sì, praticamente loro addirittura mi dissero: se vuoi ti facciamo trasferire al carcere di non della Sinara, al carcere dell'Alto Valera. Pianosa. Io già quando sentivo Pianosa mi veniva il freddo, e allora ho detto: no, guardi, evitiamo. Ma poi che cosa dovevo io andare a dire a Bernardo Brusca? Dovevo andarci a dire: devi collaborare, o devi cercare di fare un discorso assurdo. Cercarono di farla contattare anche Piddo Madonia e Benedetto Santa Paola? Sì, cioè sapevano che io ero molto amico di Piddo Madonia e di Benedetto Santa Paola, per cui dici tu a queste persone che mi sembrano le più malleabili, cioè loro dicevano che in Camera Caritatis queste persone avevano avuto dei discorsi, non meglio specificati a me, che dove siano dichiarati possibilisti. Per cui mi perdoni. I carabinieri avevano individuato nell'ambito di Cosa Nostra degli interlocutori, lei ha detto, più malleabili, comunque sì, che potevano, tra virgolette, trattare, avere delle interlocuzioni, esatto. Sì. E in chi si identificava questa fazione che poteva interloquire, trattare? Cioè praticamente loro stessi, però che cosa li faceva pensare che queste persone, i comportamenti di questi signori, cioè praticamente Giuseppe Piddo Madonia, sappiamo chi è, quando c'era un processo non aveva nessun motivo di dire: Angelo, che dobbiamo fare? Mi ricordo al processo di Caltanissetta, mi pare che era Gattopardo o Leopardo, a un certo punto mi disse: Angelo, per chi dobbiamo votare? Cioè dobbiamo votare, me lo disse con un po', cioè c'erano 2000 persone, e me lo disse da una gabbia all'altra. Per cui i carabinieri del ROS avevano individuato, se mi sembra di capire, in Piddo Madonia e in Santa Paola dei possibili interlocutori. Sì. E lei aveva intuito che i carabinieri avevano già avviato un qualche contatto con questi soggetti? L'avevamo intuito, più che l'avevamo intuito, lo avevamo constatato a Termini Imerese. Succedeva che spesso e volentieri venivano chiamati senza motivazione di nessun tipo, sino il medico. Noi sapevamo che non era il medico, ma erano ben altre persone che ci volevano sentire in questa cosa, e avevamo capito che c'erano alcune persone più vicine o meno vicine che ai carabinieri, diciamo. E questo avveniva anche, scusi, avveniva anche per Madonia e per Santa Paola, tipo medico, avvocato, che... Cioè praticamente avveniva, non avveniva per Santa Paola, che allora non era stato ancora preso, ma sì, sicuramente veniva per Madonia, che veniva preso. Poi quando c'erano... E in particolare cosa si diceva per Madonia?
medico, avvocato, cosa, come veniva chiamato? Cioè praticamente più che altro medico, perché in quel periodo c'era il Madonia che stava un po' male, ma in un certo senso acuiva questo suo modo di stare male e veniva chiamato medico. Si trattava solo di un chiarimento per me. No, ma mi aggancio alla richiesta di chiarimenti, perché sostanzialmente i carabinieri del ROS entravano in carcere liberamente per avere questi contatti. Dottore, devo dire che allora nel carcere si entrava normalmente, c'erano un andirivieni di personaggi, funzionari di polizia, carabinieri, guardia di finanza, insomma chi ne ha più di metta, che in quel momento frequentavano, erano frequentatori abituali delle carceri dello Stato. Senta, ad un certo punto lei ha un periodo di codetenzione insieme a Ciancimino presso la casa circondariale di Roma Re Bibbia. Sì. Dal gennaio del 93 al settembre del 93, esatto? Sì. Il Ciancimino, ha avuto modo di parlare col Ciancimino in questa occasione? Sì, praticamente, ora devo dire i meccanismi che c'erano all'interno del carcere. Noi stavamo in delle celle singole fuori, che praticamente venivano utilizzate per questo, per non farci parlare, però noi parlavamo lo stesso da una cella all'altra, oppure mentre quello che passava dicevo ti devo dire una cosa, dobbiamo parlare, avevamo modo di parlare in certe situazioni. E il Ciancimino le disse che stava trattando con i carabinieri? Cioè praticamente Cosa le disse Ciancimino? Qual era l'oggetto dei suoi colloqui con Ciancimino? Cioè praticamente i colloqui che ho avuto con Ciancimino sono stati sempre pro bono pacis. Lui mi diceva, e certo a te ti hanno fregato, ti hanno fatto fare tutte queste cose, perché nessuno se ne importava di te, tu eri ormai un vuoto a perdere, e aveva ragione in un certo senso. E io praticamente ho avuto modo di parlare con Ciancimino, che era allora vestito, siccome c'era un gran freddo, era vestito da cacciatore, non da calciatore. Da cacciatore, perché la descrizione è sbagliata, c'era molto ben coperto. Esatto. Fa calciatore nei primi verbali, infatti non si capiva, invece da cacciatore si capisce che si protegge dal freddo. Praticamente nei verbali c'è quello. Sì, spesso succedono. Per cui l'ha vestito da cacciatore, sentiva freddo, e che cosa le ha riferito? Sentiva il freddo e mi diceva guarda come ci hanno ridotto, lo vedi? Però io ci sto pensando. Cioè, mi diceva che ci stava pensando. Stava pensando ad una collaborazione. Certamente, però si guardava bene nel dirmi come ci sto pensando, perché praticamente lui, quando non, se io non mi fidavo di lui, si figura lui di me, perché tra l'altro poi mi aveva cercato di fregarmi in maniera terribile. Cioè quando fu comunicato che io mi sarei occupato degli appalti, lo sai che cosa ha detto lui? Ma chi? Lui, ma guardate che amico era, amico intimo del colonnello Russo, cosa che effettivamente vera, e che poi il braccio sapeva le cane e gatti questa cosa. L'oggetto di questo processo non è il suo ruolo nel mondo degli appalti, non è neanche la problematica che lei ha avuto con determinati uomini politici per la gestione degli appalti. Dico, non è in questo processo, abbiamo i verbali dell'altro processo, per cui non faccio domande su questi argomenti. Ah, ma se li fa lei con un altro discorso. io le volevo chiedere in particolare se Ciancimino le accenna ad una collaborazione che poteva portare a trattamento favorevole per i detenuti, per le famiglie, per farli soffrire meno.
vediamo di risolvere qualcosa, diceva. Naturalmente sapevo che io in quel momento il casus era quello, e naturalmente pensavo che era una questione che allora veramente ci mettevano in condizione, eravamo in condizioni terribili all'interno delle carceri, e c'erano le cosiddette legnate, che poi legnate effettivamente non erano, c'era qualche pugno, qualche situazione, pressioni per risolvere, per metterci in maniera di non stare sereni in carcere. Poi ci si limitavano il contatto con le famiglie, e questo praticamente succedeva. E tutte queste cose c'era. Sì. C'era Ciancimino che diceva che si stava facendo parte dirigente per risolvere il problema. E per io cui... pensavo, sì, lo so come tu stai facendo parte dirigente, cioè praticamente mi stai vendendo qualcuno, cioè pensavo me prima di tutto, perché sapevo qual era il signor Ciancimino che l'aveva con me per determinate ragioni. Per cui nel periodo che va tra le stragi di Palermo e le stragi del Nord Italia del 93, lei non è un collaboratore di giustizia, non è un, è un confidente, ma non si sa, insomma, tiene una linea ambigua, ma all'esterno di Cosa Nostra non si sa. All'esterno di Cosa Nostra non si sa questa sua posizione? Assolutamente. Assolutamente no. E allora io le devo chiedere, perché lei... Però io ho avuto un sospetto, sì, che se effettivamente il signor Ciancimino aveva avuto sentore di queste cose, l'avrebbe comunicato immediatamente. Infatti ho ragione. Ma non perché effettivamente come sospetto, ma per dire questa cosa è così, e perché mi voleva male. Ora io devo chiedere questo. Dopo l'arresto di Salvatore Riina, il comando di Cosa Nostra a chi passa? Bene, devo dire che dopo l'arresto di Salvatore Riina, diciamo per fatto diciamo di famiglia, passa a Bagarella. A Bagarella. Bagarella, che a un certo punto io ho avuto modo di sapere, all'interno del carcere di Re Bibbia da Gioè si portava appresso come un cagnolino il signor Brusca. Per cui c'è una linea di comando che passa da Riina a Bagarella Brusca. Esatto. Ora io le chiedo, invece, Bernardo Provenzano, come si atteggiava di fronte a questa nuova linea di comando? Bene, lui si atteggiava, praticamente era agnostico, cioè lui non aveva nessun tipo di discorso più con queste persone. Anche perché avevo saputo io da Giovanni Brusca, mi aveva detto, senti, se tu, io mi lamentavo della condotta di Provenzano, perché lui cercava di fregarmi in determinate cose. Parliamo sempre del mondo degli appalti, parliamo. Sempre di quello, del mondo degli appalti, che però disgraziatamente, essendo che era un mondo di interessi, era allora l'unica cosa attraente di Cosa Nostra di interesse, il signor cercava, si rifletteva anche su altre cose, cose pesanti che a un certo punto a me mi mettevano in cattivissima luce, e praticamente che cosa succede? Che il signor, io mi lamentavo di questa cosa, e Brusca mi dice, senti, se tu riesci a far uscire il signor Bagarella, ma guardi, non è neanche di... Allora il signor Bagarella aveva un anno ancora da fare per questioni giudiziarie. Se tu lo liberi da ogni problema, io come faccio a liberarlo?
Cosa avrebbe fatto Bagarella? Insomma, cosa avrebbe fatto Bagarella contro Provenzano? Mi disse che Provenzano quantomeno si sarebbe messo sotto un tavolo perché aveva paura di Bagarella. Per cui, mi corregga se sbaglio, Bagarella dopo l'arresto di Rina è in una situazione minoritaria rispetto, cioè Provenzano dopo l'arresto di Rina in una situazione minoritaria ha paura di Bagarella, è così? Sì, ha paura di Bagarella, però lui aveva una grandissima forza dietro, che era quella che c'era tutto il mandamento di Bagheria, Missil Meri, Belmonte Mezzanca, tutta questa zona di qua. Caltanissetta apparteneva pure a Provenzano? Chi? Caltanissetta. Caltanissetta non apparteneva. Cioè dico, era fedele a Provenzano. Diciamo che era favorevole. Favorevole a Provenzano. Con Provenzano, in quanto c'era Pino Madonia, che ricordandosi che lui aveva fatto tanto per la morte del padre, per sapere che era stato ad uccidere il padre, praticamente aveva detto che se lui era libero di poter fare tutto quello che voleva, il signor Bagarella e cioè il signor Provenzano si sarebbe inabissato. Inabissato. Ecco, le chiedevo questo. Provenzano nel 93, sostanzialmente questo è l'anno di riferimento, 93-94, cura i propri interessi in che zona? Come? Cura i propri interessi, si va in esilio, ecco, in quali zone, con quali interessi? Allora, lui gli interessi precisi che aveva. Amico, innanzitutto è corretto dire che si allontana, si esilia? No, assolutamente no. Lui non si esilia, né si allontana, e cerca di incidere dove lui ha buona stampa. Lui aveva buona stampa sulla provincia di Caltanissetta, sulla provincia di Agrigento, e però ricorrendo a che cosa? A delle tragedie, perché praticamente ad Agrigento gli dice chi fa il capo della provincia. Il capo della provincia lo fa chi ha sparato fino ad ora, e chi era che aveva sparato erano quelli di Campobello di Licata. E I Falzone. E praticamente lui dice che in quella maniera i Falzone sarebbero stati i nuovi referenti della mafia, a cosa? Non quell'altro ragazzo di Casa Caputo. Di Gati? Chi? Di Gati? Di Gati, che era stato messo lì, però di Gati, sali di Gati dicevano che lui era capo mandamento, capo della zona, capo di Cina, perché era l'unico uomo d'onore che c'era da Caputo. Per cui Falzone era vicino a Provenzano. Chi? Falzone era vicino a Provenzano. Sì, senza dubbio. Anzi, Falzone è stato vicino e è stato autorizzato a fare degli omicidi eclatanti, tipo quello di Guazzelli e qualche altro, che praticamente lo mettevano in condizione di fare di essere un personaggio di rilievo. Torniamo al tema centrale. Io le chiedo, l'atteggiamento di Provenzano di fronte alla strategia stragista di Bagarella qual era, se ne ha conoscenza? Praticamente diceva che che Bagarella era un pazzo, cioè questo qua lo sa che me lo dice? Chi lo dice? Madonia, e lo sa dove me lo dice? Madonia Piddu? Sì, lo sa dove me lo dice, in un trasferimento che abbiamo fatto sulla nave Napoli-Palermo, cioè Palermo-Napoli, e dove lui mi dice, senti Angelo, quello lo sai che lo fa, lo prende per pazzo, perché dice che è un esaltato, dice che ormai anche dal punto di vista del cervello non ci sta più, e mi dice pure che sarebbe bene che si arritirasse di il signor Provenzano, perché, cioè il signor Bagarella, sì. Perché praticamente
stava dando, infliggendo a Cosa Nostra dei problemi da fare. Questo colloquio tra lei e Pindo Madonia avviene sulla nave, quale nave? La nave Napoli Palermo. Era una traduzione? Era una traduzione giudiziaria? Una traduzione giudiziaria. In che anno è? Avviene questo? Ma diciamo intorno al 93, devo fare un piccolo... Prima o dopo le stragi del Nord Italia? Cioè praticamente, devo dire durante, perché lui immaginava che queste cose, lo zampino, anzi diceva lui, Amanuzza ce l'aveva, pensava lui, qualcuno che c'era la cosa. E mi dispiace, questa cosa della Manuzza non l'abbiamo capito, questa della Manuzza ce la spiega. Qualcuno che aveva interesse a fare questo tipo di cose. Riferendosi al signor Brusca Giovanni, che sapeva lui essere, camminava in Semola camminava insieme a Bagarella e che avrebbe fatto il male, diceva lui, di Cosa Nostra. Allora c'era questa cosa, c'era il qui protest, a chi giovano queste persone, queste cose che stanno succedendo. Che io avevo notizie da casa, perché c'era andato San Giorgio, il dottore San Giorgio, a dire, dice ad Angelo che qua stragi non ne succedono più. E io dico, non solo che ero preoccupato perché metteva la corrente la mia povera moglie, ma dice, ma che significa, infatti, mia moglie mi disse che qua non succedono più stragi. Ma niente, nella guida di Malomoto anche mia moglie, perché addirittura non volevo che assolutamente lei fosse messa a corrente di determinate cose. Aspetti, signor Sino, andiamo con ordine. Per cui nel 93 Pindo Madonia le dice che Bernardo Provenzano non è d'accordo con questo attacco allo Stato, con questa strategia stragista, esatto? Sì, e dottore, devo dire una cosa. Sì. In Cosa Nostra non c'era mai modo di parlare chiaramente, sì, di una cosa. E doveva intuirla. Io, era il mio cervello che doveva captare quello che mi voleva dire questo. Le fa capire sostanzialmente che Provenzano non è d'accordo. No, così, è tutto così. Il mezzo stolito è diventato. Chi è diventato stolito? È praticamente Provenzano. Per cui sarebbe bene, Provenzano mi diceva invece, che il signor Bagarella si ritirasse. Allora, faccia capire, perché forse abbiamo fatto un po' di confusione con i nomi. Madonia e Provenzano, sì, criticano, sebbene con un linguaggio criptico, Bagarella per questa strategia di attacco che sta portando soltanto guai a Cosa Nostra. Sì. È così? Sì. Benissimo. La stessa, ora le chiedo, lei la stessa notizia l'ha avuto da sua moglie tramite San Giorgio? Sì. Che cosa le disse sua moglie? San Giorgio disse che mai più sarebbe successo niente in Sicilia, ma invece in Italia sarebbe successo qualche cosa, qualche altra cosa, che mia moglie mi disse che cosa. E io praticamente, sarebbe bene. La linea di San Giorgi, cioè le informazioni a San Giorgi, era quella di Giovanni Brusca e di Bagarella. Oh, per cui chiudiamo le fila di questo discorso. Lei, dalla parte di Pindo Madonia, apprende che Madonia e Provenzano sono contrari. Dalla parte di San Giorgi, che San Giorgi è linea Bagarella-Brusca, apprende che invece la strategia continuerà al Nord Italia, la strategia d'attacco continuerà al Nord Italia. È così, esatto. Ho capito bene. Benissimo. Questo chiaramente, senza nessun tipo di schermo. Ora io le chiedo un'altra cosa. Lei ha conosciuto Antonino Gioè della famiglia di Altofonte? Certo, l'ho conosciuto. E l'ho conosciuto in varie volte, perché l'ho
era in alcune riunioni che aveva Gioè insieme con Giovanni Brusca, e a casa dello stesso Gioè, che era una casa che aveva la periferia d'Alto Monte. Senta, qual era il ruolo di Gioè all'interno di Cosa Nostra? Ma era un ruolo diverso, cioè Gioè era, io dico, mezzo pazzoide, perché era uno che portava notizie di prima mano, diciamo, in Cosa Nostra. E tant'è vero che io spesso dicevo, ma questo come ce l'ha? E allora le faccio la domanda diretta, perché giustamente dobbiamo capire e parlare in chiaro. Pazzoide, porta notizie di prima mano all'interno di Cosa Nostra. Le risulta che Antonino Gioè fosse in contatto con i servizi segreti? No, questo direttamente a me non risulta, però lo intuisco, perché lui sa con chi parla, evidentemente queste cose non sono cose che si sanno all'interno di Cosa Nostra. E praticamente il 77 dice che fa parte del 77. Portava notizie riservate. Sì, lui cercava di essere, cioè sapeva di alcune cose che spesso non poteva avere appreso, queste cose all'interno di Cosa Nostra, perché naturalmente non erano cose che riguardavano Cosa Nostra. Le voglio chiedere anche una cosa più generica. Queste notizie che portava Gioè all'interno di Cosa Nostra, su che temi erano? Ma erano temi generalmente, temi giudiziari. Quando io mi lamentavo, non ne usciamo più da questa situazione, lui cercava di calmarmi e mi diceva, vedrai che ci saranno degli accadimenti, degli avvenimenti, da lì a poco, che ci metteranno in condizione di risolvere i nostri problemi. Per cui Gioè era a conoscenza di progetti, di piani di Cosa Nostra che andavano proiettati nel futuro, esatto? Sì, dottore, un'altra cosa. Io devo dire che non fu solo Gioè a dirmi, ma ben altra persona con più autorità. E chi era questa persona più autorevole? Bernardo Brusca. Bernardo Brusca. Che le disse certo Bernardo Brusca? A un certo punto mi disse, Ancelotto, stai tranquillo che prima di tutto tu vedrai che entro il 1999 siamo tutti a casa. Ah, bene. Io facevo, mi sembra un po' difficile. Comunque lui, sorridendo, mi diceva, vedrai che le cose sono così. Queste cose che mi diceva Brusca Bernardo e mi diceva Gioè, mi facevano, ma c'è, pensavo, ma c'è qualcosa, stanno trattando qualche cosa, stanno facendo qualcosa. Su questo ho avuto il sospetto. Anche poi io ho avuto sospetti diversi, perché anche ora, in questi mesi, quando io ho saputo della collaborazione di Flamia. Flamia Sergio? Sergio Flamia, sì. Che io conoscevo, l'ho bene, benissimo. E praticamente quando questi mi dice, ma come? Hanno come collaboratore Sergio Flamia? Dice che era spia o conoscente, non so come la possiamo definire, non vorrei suscitare le ire del signor Flamia. E praticamente io dico, ma questo qua com'è che ce l'hanno con la parola? Non hanno preso Provenzano, non lo so, 10 anni fa. Mi spieghi questa cosa perché non la capisco bene, la spiega alla Corte soprattutto. Come? Spiegamola meglio alla Corte questa situazione. Può essere più chiaro. Per cui lei sta parlando, mi perdoni, se Sino, un momento. Posso presentare? Sì. Lei sul tema dei servizi segreti, sul tema dei confidenti, ha introdotto un soggetto, un tema nuovo, che è Flamia, sì. Sergio, attuale collaboratore di giustizia. Benissimo. Perché collega il nome di Flamia ai servizi segreti?
Perché praticamente a quell'epoca questo no, a quell'epoca non mi risultava. Mi risultava che c'erano dei sospetti, i bagarioti. I bagarioti sono quelli di bagheria. E c'era un certo Di Salvo che ne parlava malissimo, Sciarpetto e chi? Che parlava malissimo di Flamia. Di Flamia. Aspetti, Di Salvo chi? Domenico o Gino? Ci abbiamo due Di Salvo, uno che si chiama Gino Di Salvo e uno che si chiama Domenico. Non lo so, uno che faceva? Diceva, che faceva il Di Salvo? Andiamoci col mestiere. Faceva il trasporto di movimento in terra. Per cui l'imprenditore, di Gino Di Salvo dovrebbe essere. E allora questo di qua, che allora aveva una gamba rotta, perché l'ultima volta che l'ho visto con una gamba rotta, all'interno della sua villa di Bagheria, in via Vallone de Succes, non so il numero di civico, non lo ricordo, e praticamente mi diceva che di Flamia non dovevo fidarmi, non mi piace questo, ma non diceva perché, non mi piace. Questo in che anno? Questo qua nel 91. Nel 91. Quando io sono stato e dovevo ancora essere arrestato. Per cui di Flamia era così. Era chiacchierato. Non era uomo d'onore Flamia all'epoca, no? No, non lo sapevo. Era un malavitoso, cos'era? Un uomo a disposizione, cos'era? Era una persona a disposizione, io l'ho conosciuta, ma a disposizione di chi? Di Pinto Madonia. E poi perché c'era un rapporto forte tra Pinto Madonia e Flamia? Com'è? C'era un rapporto personale forte tra Pinto Madonia molto e Flamia? Forte, molto forte, dato che io sono andato a trovarli a Milano. E quando io l'ho trovato a Milano c'è anche traccia di questa cosa. Sono stato fermato all'aeroporto di Milano insieme con Calà Calogero, che era un altro personaggio che era molto vicino a Madonia. Oh, benissimo, per cui c'è un sospetto antico nei confronti di Flamia, la mettono in guardia, il Di Salvo la mette in guardia. E ora perché lei si sta ricordando oggi, di fronte a questa corte, di Flamia e dei rapporti con i servizi segreti? Dunque, perché praticamente Flamia, dei rapporti allora con i servizi segreti, non lo sapevo. Avevo solamente il sospetto che aveva avuto Di Salvo e che mi aveva comunicato. E poi dicevo, scusami, sapendo ai giornali che mi dicono era un uomo dei servizi, Flamia. Quindi parliamo legge di oggi. Ora legge che oggi legge e apprende dalla stampa. A seguito delle notizie giornalistiche che davano. Per cui oggi giornalisti, io dico, ma com'è che se lui era un uomo di Mori, perché non diceva dov'era il signor Provenzano, siccome sapevo che lui sapeva dov'era Provenzano. E sapeva dove era, sto dicendo, di Contrada e Traversa, dove c'è stata quella famosa questione che viene scoperto Provenzano con un mazzo di fieno sulla 850 e non viene arrestato perché pensavano che avesse un seguito di macchine tipo America e cose di questo genere, invece quella aveva la misa 850 e non viene arrestato dai carabinieri. Questo è sostanzialmente è una sua deduzione che oggi fa, ma cioè questo Flamia poteva già in tempi antichi qui far prendere Provenzano ai carabinieri. Certamente lo poteva fare. Lo poteva fare. Benissimo. Torniamo al nostro tema portante, che passa per Gioè Antonino. Lei ha avuto un periodo di codetenzione con Gioè Antonino alla casa circondariale di Roma Re Bibbia dal 10 aprile del 93 al 17 aprile del 93. Me lo conferma? Sì. Benissimo. In questa occasione il Gioè cercò di farle passare qualche messaggio, di farle arrivare qualche notizia? Sì, praticamente il Gioè dice, mi spiegò che avrebbe messo un messaggio che era contenuto in un accendino, mi pare, o in un'intercapetine di un muro che io avrei dovuto leggere attentamente e avrei potuto, e poi avrei bruciato.
diceva lui. Sostanzialmente era un meccanismo della vita carceraria per passarsi notizie, sostanzialmente, sì, mi sembra di capire. Ecco, è uno stratagemma, lo spiega alla corte questo stratagemma, si passa il pizzino all'interno di un... Sì, all'interno del contenitore di un sì. Lo scambio avviene in genere nei gabinetti, nelle docce, dove avviene? Nelle docce. Nelle docce. E allora cosa le fa sapere attraverso questo meccanismo il giudice? Guardi, io non lo so, cioè praticamente non me lo ricordo. Non so, ma il contenuto, sostanzialmente, che cosa le voleva far arrivare Gioè? Non lo ricordo. Non lo ricordo. Le faccio una domanda prima di arrivare alla memoria. Prego. Lei dal Gioè ha preso di una strategia di attentati alle opere d'arte del Nord Italia? Sì. La riferisca la corte. Praticamente, signor Presidente, ha preso dal Gioè che ci sarebbero stati degli attentati ad alcune opere d'arte, soprattutto su Firenze. Addirittura mi disse la Torre di Pisa. A me sembrava amputato questo. Chi lo dice per la prima volta dell'attentato alla Torre di Pisa? Gioè. È sì. Gioè che le parla dell'attentato alla Torre di Pisa. Sì. Che a lui sembrava esagerato. Sì, sembrava buttare, ma come che la Torre di Pisa? Ma che sta dicendo? Ma è un pazzo, ma che cosa pensa di dirmi? Perché io, onestamente, essendo in una posizione anomala nei confronti degli uomini di Cosa Nostra, io dico, ma che si scherzano? O dicono per davvero? O avevo delle perplessità. E in queste situazioni ho dovuto veramente fare delle riflessioni che erano tutte mie e mi mettevano anche in cosa di non parlare, dire qualcosa in più delle cose. Peraltro poi il signor Gioè, fregandosi delle cene, avevamo la fobia delle microsfie, e fregandosene di tutto lo abbandoniamo. Si dice al popolo dalle finestre di Re Bibbia, per cui io non sapevo più che cosa dire e stavo molto cauto. Per cui è Gioè che le parla per la prima volta degli attentati, sì, alle opere d'arte. Sì. Le viene fatto il riferimento a tale Berruti? Berruti? Chi è questo Berruti? Sì. Dunque, a un certo punto mi viene fatto il riferimento a Berruti, che io avevo avuto modo di orecchiare, essendo che Berruti aveva una villa a Sciacca. Io devo dire che a Sciacca ero ben noto, mi conoscevano pure i gatti, e dice che questo Berruti aveva la possibilità di fare qualcosa, e Berruti era un personaggio che lui è che il Bagarella aveva avuto modo di conoscere tramite delle persone che avevano una squadra di calcio a Benevento o una città campana. Su queste situazioni dicevano che era una persona importantissima. Per cui Berruti viene accreditato come personaggio influente, importante, sì, che ha delle entrature politiche con chi? Che ha delle entrature politiche, o almeno doveva avere delle entrature politiche. Si parlava anche nel futuro di queste persone con personaggi, o era lui un personaggio vicino a Berlusconi. A Berlusconi, benissimo. Perché praticamente questo signore mi viene a dire, benché, dove mi fanno il riferimento ai personaggi napoletani, mi dicono che è Sbirro, che è un Sbirro, però io non ho proprio problemi che sia Sbirro o meno, io ho la garanzia dei signori napoletani, per cui, o campani. Questo Berruti era un avvocato, questo Berruti?
Sì, un avvocato, era qualcuno che curava degli interessi nei confronti allora di Mediaset. Di Mediaset. Oh. Per cui viene indicato come soggetto politicamente influente che può arrivare anche a Berlusconi, sì, giusto? Sì. Chi le dice di questo ruolo del Berruti? Chi mi dice questo sì. ruolo del Berruti? Io praticamente è quello di Altofonte. Gioia Antonino. Sì. Gioia Antonino che le parla di questo ruolo. Sì, di... Sì. E lui mi dice c'è Bagarella che c'ha questa cosa, dice che non c'è problema, è un pezzo di tiro. Per però... cui Gioia le dice che Berruti è uno che può arrivare a Berlusconi e le dice altresì che Bagarella nutre fiducia in Berruti, mi sembra sì. di capire così, sì, giusto? Sì. Esatto? Benissimo. Parla della strategia di questo... Torniamo un secondo alla strategia del 93 e agli attentati alle opere d'arte. Sì. Che c'entra Berruti, se c'entra, in questa strategia di attacco alle opere d'arte? Ma praticamente non nessuno mi disse che Berruti entrava in questa situazione. Lui che mi dice che era amico del procuratore, il procuratore che il procuratore era il capo mafia di Sciacca, non il procuratore, niente a che fare. Parliamo di anni passati. Sì. Il riferimento al capo mafia di Sciacca. Dovrebbe essere, lei ha già riferito in altri verbali, la deve dire lei, no? Come? La deve dire lei il nome, non io. Siamo fatti di Sciacca, esatto. Il bancario per intenderci, il bancario. Nome deve dire, io lo so, ma lo deve dire la corte. Bancario era uno che procuratore, in quanto procuratore di una banca a Ribera, per cui lo sapevano un po' tutti, e quando io sono stato a Ribera accolti da tutta la banca e da tutti gli amici di Ribera, e praticamente io ben sapevo che c'era una netta differenza tra il procuratore della banca di Sciacca e il procuratore della Repubblica di Sciacca. Per ravvivare la sua memoria, questo procuratore, tra virgolette, inteso come procuratore di banca, capo sì. mafia di Sciacca, come si chiama, se lo ricorda? Aspetti, disgraziatamente, il mio ictus mi ha fatto... Allora, guardi, per ravvivare la sua memoria, con riferimento al verbale già reso sia nel processo trattativa sì, sì. Che anche davanti... la DDA dottore Chelazzi, se le dico De Ganci si chiama De Ganci. Dottor De Ganci, che era un altro ospite nordico, perché ospite nordico in quanto non era di Sciacca, era pur essendo stato affiliato a Sciacca, era rappresentante della famiglia mafiosa di Sciacca, benché originario di Polizzi Generosa. Per cui questo Berruti viene accreditato anche dal De Ganci. Sì, Benzio. Anche mi è stato detto, ma c'è Totò De Ganci che garantisce. E io facevo di me, ma chi garantisce per lui? Perché sapevo che mi aveva combinato un miliardo di casini per altre ragioni inerenti a qualche fatto a Sciacca. Per cui, tornando a questi attacchi ai beni culturali del 93, sì. a che servivano? Ma servivano in un certo senso, avevano un motivo ricattatorio che sarebbe costato, cioè costato dal punto di vista caro a Cosa Nostra, che praticamente... si sarebbe, come si dice, avrebbe avuto dei problemi da questa situazione, e pensavano che loro, facendo questo tipo di discorsi, avrebbero intimidito lo scopo. Qui ne parlano sostanzialmente di quella che è la strategia della tensione del 93, e questo gliene parla Gioè al carcere di Roma e Re Bibbia? Sì. Me ne parla Gioè a Calcedero, però non me ne parla solo Gioè. E chi ne parla? Me ne parla il colonnello Mori e me ne parla anche Delono. Aspetti, ora vediamo.
Gliene parla il colonnello Mori, il capitano De Donno, in che senso? Cioè nel senso che lei sapeva della che lei sapeva della strategia e vi siete confrontati sull'argomento, o è il Rossi che le fa la confidenza a lei? Cioè, faccia capire i ruoli quali sono. Cioè praticamente succede questo, mi vengono a trovare sempre per la versata questione, cerca di collaborare, attento, guarda che ti stanno sequestrando tutti i beni, ti stanno mettendo in condizione di non vivere più, che praticamente questo poi è successo dopo. Però quando mi fanno questo tipo di cose mi dicono, vedi che sta succedendo, tutte queste situazioni, c'era stata la cosa, e soprattutto vennero per una questione che ben non si trattava più dei beni culturali, ma si trattava dell'attentato che avevano fatto a Maurizio Contrato. Addirittura loro pensavano che c'era la moglie di Giovanni Brusca che era stata vista, per me era molto improbabile, alla guida di una Mercedes. Il punto che io voglio focalizzare è lei. Lei, Amori e De Donno, che vengono in una delle tante interlocuzioni che lei ha avuto con questi due ufficiali carabinieri, lei riferisce che da una fonte come Gioè sa di questo attacco allo Stato, di questa strategia stragista? Non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Non, no. Però per la memoria le leggo un tratto del verbale. Presidente, sono cose che io ho detto oltre 20 anni fa. E infatti adesso gliele leggeranno per aiutare la sua memoria e vediamo se lei le conferma. Nelle more io ho la tendenza a stare cupo, se continuo a stare in questa sedia. Se vuole fare una pausa, ha bisogno di una pausa? No, sì. Non ha bisogno. Sì, per lui sì. No, se ha bisogno di una pausa ce lo dico. Invece c'era solo un problema di cambiare. Vuole fare una pausa o ce lo dico? Assolutamente, in questo momento. Aspettiamo che il presidente cambia la sedia. Prima di arrivare al pezzo esatto, diciamo, per focalizzare esattamente il ricordo, ma lei che ha vissuto tanti anni, diciamo, vicino a Cosa Nostra e conosce la mentalità dei mafiosi, non le sembrò strano di portare una strategia di attentati al nord Italia, fuori dalla Sicilia? Che significava? Ma praticamente volevano, in un certo senso, dimostrare che non era Cosa Nostra a volere fare queste cose, ma un'entità che potevano essere le Brigate Rosse, poteva essere Alba Dorata, poteva essere... Per cui bisognava fare confusione, mi sembra. Confusione anche di sigle. Sì, sì. Oh. E la domanda che io le sto riproponendo, lei disse chiaramente al generale Mori e al capitano De Donno che si trattava di Cosa Nostra, che era invece una questione che riguardava Cosa Nostra e una strategia di Cosa Nostra? No, io non l'ho detto, ma hanno detto loro. Ah, gli ho detto loro al contrario. Sì, certo,
perché loro vennero con una fotografia che rappresentava la signora Cristiano. Per cui loro sapevano già nel 93 che si trattava esclusivamente di Cosa Nostra, non c'entravano sigle esterne, non c'entravano lo sapevano perfettamente perché glielo dissero. Sì, cioè praticamente riferimento alla moglie di Bruno, sì, no? E gli mostrarono da quello che sì, capito, fotografia, mostrarono la fotografia, sì, della moglie di Bruno a carcere, sì, e mi dissero: senti, la conosce questa? Certo che la conosce. Allora non erano sposati, e la fidanzata, se, tra virgolette, possiamo dire, di Brusca. Bene. Allora, noi pensiamo che c'era, che la signora che guidava la Mercedes, che dicono che seguiva la macchina di Costanzo, era questa signora. Tu ci dici che è la moglie di Brusca? Sì, a me, questa almeno ha quello che sembra. No, l'abbiamo capito. Senta, sostanzialmente il contenuto è uguale, però nel verbale del 2 gennaio 98, al pubblico ministero Grasso e Chielazzi, lei dice, se 56 della trascrizione, in uno dei miei colloqui che ho avuto col colonnello Mori e col capitano De Donno, io ho prospettato, non in questi termini, ma dicendomi sicuro che al 100% c'entrava la mafia nella questione degli attentati. Esattamente glielo dissi quando lui venne a trovarmi a Carinola. Lo conferma? Sì, conferma. Inizio. Che questa naturalmente... la verità, perché praticamente è già allora nel 93, aveva iniziato a collaborare nel 98, era più vicino a me. Senta, questo lei lo dice nel 93, al agosto 93, al colonnello Mori. Sì. Oltre alla fonte Gioè, lei aveva un'altra fonte? Ma glielo dicono altri? Come? Aveva anche un'altra fonte in ordine agli attentati al nord Italia, a questa strategia oltre a Gioè, praticamente parliamo di persone di Cosa Nostra. Beh, io avevo diverse fonti che potevano essere, che erano, anzi non potevano essere, e soprattutto una gola profonda era Giuseppe Madonia, Pindu Madonia, sempre Pindu Madonia, che praticamente mi diceva spesso. Poi c'era anche qualcuno della famiglia di San Giuseppe Alto. Chi per esempio? Salvatore Genovese. Salvatore Genovese. Che era uno che, essendo un mio compagno, vecchio compagno di scuola, da lunga pezza, mi diceva anche l'uno altri questo, e mi raccontava un po' tutto. Mi raccontava anche che la pala che mi avevano rubato era stata guidata da Brusca. Io le faccio un nome, mi dica se lo conosce e se c'entra in questo tipo di interlocuzioni. Simone Berenati le parlò di questa cosa? Simone Berenati era un uomo d'onore della famiglia De Alcamo, che praticamente era allora impegnata in una faida alcamese, e che praticamente veniva indicato come già collaboratore di giustizia, perché praticamente, essendo che dice era stato ammazzato a legnate a Pianosa, e allora mi aveva raccontato che aveva diciamo ammesso alcune cose, e che praticamente mi diceva che quello che stava succedendo non era altro che opera di Cosa Nostra, dicendomi che l'aveva anche saputo sia da Brusca sia da Bagarello. Simone Berenati è un'altra fonte che le conferma, sì, questa matrice, sì, e questa strategia di Cosa Nostra, sì, per gli attentati del 93. Ma faccio un passo indietro e mi riporto alla strage di Via D'Amelio. Lei ebbe a commentare la strage di Via D'Amelio con Pippo Calò? Sì, e praticamente Pippo Calò mi disse una cosa che a me rimase un po' impressa, perché mi disse: ma chi ci venne questa bella idea? Ma chi, tutte le cose si stavano calmando
e praticamente ora invece succede che queste cose si ripigliò il fuoco, cioè come qualcuno avesse soffiato sul fuoco per fare riprendere questa cosa, dicendo che era stato un qualcuno che aveva spinto su questa cosa. Lui non sapeva chi era, perché era ripreso come me a 41 minuti. Per cui Pippo Calò mostra delle perplessità già sulla seconda strage, sulla strage di Via D'Amelio, le fa capire chiaramente con il linguaggio di Cosa Nostra che non è d'accordo, che non nessun beneficio, non era d'accordo, e che c'è dietro questa decisione un altro personaggio, giusto, una qualche ma un personaggio di Cosa Nostra, un'entità esterna a Cosa Nostra, di che si tratta? Ma praticamente lui così faceva capire, alle volte sì, alle volte no, che dietro questi input ci potesse essere alle volte Vito Ciancimino, ma non era sempre che diceva con precisione c'è Vito Ciancimino dentro questo. Ma Vito Ciancimino, dico, è questo personaggio così alto, così grosso, che poteva influire sulla strage di Via D'Amelio, accelerandola così? Cioè praticamente Vito Ciancimino era un personaggio che non era grosso dal punto di vista di Cosa Nostra, ma era un personaggio interprete, cioè interpretava il pensiero. Lei, signor Presidente, diceva lei, quando si rivolge a me, nel senso si sposta cortesemente il microfono, perché sennò... prego. E allora diceva che c'era, poteva essere che c'era, non diceva mai così, sempre perché era figlio di Barbiere, però sempre di Corleone era, ed era vissuto in un determinato ambiente, e praticamente lui mai parlava chiaro, parlava sempre per esempi e per ipotesi. Senta una cosa, ma la capacità di inquinare, di interloquire, di mestare, tra virgolette, di Vito Ciancimino, derivava dal fatto che Ciancimino apparteneva a qualche loggia massonica? Ma guardi, a me direttamente non è stato mai presente. Ripeto, la ripropongo, sa se Vito Ciancimino apparteneva a qualche loggia massonica? Vito, La struttura dell'aglio? Guarda, io mai ho saputo che Vito Ciancimino era un massone, e io lo sono stato. Ecco, infatti poi volevo chiedere questo, infatti lei è stato massone. Praticamente, essendo che io ero massone e di un buon grado, diciamo, un personaggio, diciamo, di Cosa Nostra, della massoneria di un certo grado, ero 33, sì, 33, sì. Massimo grado. In quale loggia era? Ce lo può ricordare? Come? In quale loggia era affiliato lei? Sì, ero affiliato alla loggia Orion. Che praticamente era una filiazione della loggia Camea di Santa Margherita Ligure, che è diretta da Aldo Vitale, e che praticamente mi fecero questa cosa. Per la corte e perché resti nei verbali, Aldo Vitale è il cognato di Stefano Bontade? No. No, non è lui. No, Aldo Vitale è uno dei contitolari di una società genovese che praticamente era il medico condotto di Santa Margherita Ligure. Torniamo un secondo a Vito Ciancimino e ai rapporti tra Ciancimino e la massoneria, se li conosce, se ne ha conoscenza. No, io devo dire che mai mi dissero che era negli elenchi massonici della massoneria italiana. Negli elenchi massonici è un discorso, sì. Ma le risulta che Ciancimino conoscesse il noto Licio Gelli? No,
cioè praticamente a me non risulta. E io sono stato presente anche a una gita palermitana di Licio Gelli quando venne a Palermo per la questione del colpo di Stato Andreotti. Ma allora perché lei attribuisce tanta potenza a Vito Ciancimino, tanta capacità di mestare in un momento difficile della vita della perché Repubblica? Perché era un mestatore nato, era un diabolico della politica e della mafia siciliana. E diceva alcuni, dicevano guai a chi ci capita con questo signore, perché effettivamente lui sapeva dove mettere le mani. Perché pur essendo geometra, e lui si chiamava ingegnere, diceva che era ingegnere, era un personaggio che per la sua conoscenza della politica riusciva a mettere le cose giuste al posto giusto e al momento giusto. Ma per cui Calò le parla di un personaggio che ha manovrato anche la seconda strage. Giusto? Sì, lui dice che c'era qualcuno che diceva, però io non ho detto che è stato Ciancimino, parlava alle volte anche... Ciancimino è una sua deduzione che potesse essere Ciancimino? Come? Dico, è una sua deduzione che potesse essere sì, Ciancimino? Potrebbe essere, cioè, no, era una deduzione che io faccio su alcuni risultati di qualche colloquio che avevo avuto. Ora io le chiedo, lei ha mai saputo se a partire dalla strage di Via D'Amelio in Cosa Nostra o in ambienti particolari di Cosa Nostra si è fatto riferimento al contributo di soggetti esterni a Cosa Nostra? Sì, c'era qualcuno che me ne parlava e mi diceva sì, c'è qualcuno che sta facendo qualcosa, però era un soggetto sempre non nominato. E questo chi glielo diceva, di questa entità esterna, chi glielo diceva? Ma me lo diceva Lipari, che aveva sempre il problema delle... Pino Lipari. Pino Lipari. Pino Lipari che praticamente diceva, ora ci stanno pensando, ora vado a Roma e vedo io che cosa posso fare. E praticamente Pino Lipari sapeva, essendo quello che io ho definito consigliori di Cosa Nostra Corleonese, cioè era lui. Facciamo un momento, un punto su Pino Lipari. Dottore, poi sospendo? Sospendo. Ha bisogno di un attimo di pausa. Facciamolo per tutti, per esempio. Facciamolo per tutti. Va bene, va bene. Ecco. Riprende. Benissimo. E allora, signor Sino, eravamo sul punto di capire se lei ha conoscenza di entità esterne che hanno partecipato alle stragi e in particolare alla strage di Via D'Amelio. Esterne a Cosa Nostra? Sì. Io che lo ricordi non mi pare. Per cui l'unico personaggio che lei, che è quello che le disse Calò, c'è cioè un personaggio che ha deciso la strage di Via D'Amelio, lei per una sua deduzione lo colloca con Vito Ciancimino, ma non sa chi sia. No. Benissimo. E allora, dietro gli attentati del 93 invece, gli attentati al nord Italia, lei sa se c'è stata un'entità esterna? Assolutamente no. Siccome lei ha dichiarato in questo verbale del 2 gennaio 98, pubblico ministero, dottor Grasso e dottor Chelazzi, che il GIOE le fece espressamente riferimento ad una strategia dei servizi segreti. Se lo ricorda? Sì, ora che lei me lo sta facendo ricordare, sì, me lo ricordo.
Comunque io prendevo sempre con certa, con beneficio di inventario tutto quello che mi diceva Gioia, perché appunto era un generaloide, però anche, diciamo, faceva dei voli pindari. Aspetti un secondo, le leggo esattamente che cosa aveva dichiarato in questo verbale del 2 gennaio 98. Allora, pagina 54. A un certo punto, baccagliando, cioè con un linguaggio da baccaglio, dice: senti Nino, ma chi ti dice queste cose? Chi ti garantisce di queste cose? No, dice, oltre al fatto di Luca, vedi che io ho pure partecipato a dei discorsi, io poi ho garanzie, è Gioia che parlo, ho garanzie da parte di chi lo capisco. Dico no, non lo capisco, dice, ho garanzia dei servizi segreti. Lo conferma questo? Sì. Poi sempre baccagliando. Certamente baccagliando, perché eravamo alle finestre, per cui certamente cercavamo di fare un messaggio critico tra di noi. Oh, aspetti un secondo. Poi sempre continuando. Lei ha conoscenza se il Gioè queste stesse cose le disse al Buscemi e al Cascio? Assolutamente no, perché con Buscemi, quando mi vide che io parlavo alla finestra, tentò di chiudermi la finestra perché pensava che erano cose delicate e mi faceva segno che c'erano le microstrutture. Però Benedetti le esternò delle preoccupazioni, dei sospetti per il suicidio di Gioè. Che cosa le disse? Benedetti mi disse che non era, cioè praticamente avevamo dei problemi. C'era una fila di celle, in una di queste si era suicidato Gioè e tutti pensavamo che non era la nostra, ma era quella dell'altro. Per cui mi diceva, sa che ha indotto a fare questo passo il Gioè, perché il Gioè, cioè, era una testa pensante, era una persona che non aveva paura di nessuno, e questo te lo posso garantire io. Cioè mi diceva il Benedetti che avevano fatto anche degli omicidi assieme, e praticamente con Gioè. E non aveva nessun, dice, sa chi l'ha indotto a fare questo tipo. Ma perché Gioè era depositario? Sì. Sì, prego. Capisco che doveva, era inutile, sì. Però la formuli meglio la domanda. Non l'ho interrotto, sì. Perché in pratica. Sì, sì. Però aveva degli elementi non proprio corretti. Sì, allora le chiedo questo, ma perché Gioè era depositario di particolari segreti? Particolari segreti no, ma dei segreti della famiglia di Altofonte di San Giuseppe o del mandamento di San Giuseppe Altro, sì, sicuramente. Ma Benedetti le riferì che Gioè si era un po' allargato, gli aveva raccontato delle cose che non poteva raccontare? Non mi disse questo, però mi disse che siccome ero stato io in un rifugio dove c'era Benedetti e Gioè, che era quello che mi ho riferito alla periferia di Altofonte, e c'erano molte armi, e io guardando qualche arma mi disse lui: stai attento, sapessi tu che ha fatto questa cosa. Riferendo a delle ipotetiche, che non mi diceva mai quali erano le... Cioè erano armi particolari che avevano una provenienza particolare, in questo senso, e questo ne prendo atto. Però sempre con riferimento al verbale del 2 gennaio 98, sì. Il Benedetti, parlando con lei del suicidio di Gioè, dice: ma di che ti parlò? Pagina 55.
Con Bernati all'aria posso parlare? Mi parlò della Torre di Pisa di nuovo. Preciso il discorso, mi disse Torre di Pisa uno e Torre di Pisa un altro, e fare un attentato a Roma, dove dovevano morire un mare di gente. Dice, questo qua doveva sconquassare l'Italia, e poi dice, crack, su chi per lui doveva salvare l'Italia. Questo era il discorso che mi fu fatto. Ma era un discorso serio? Dice lei. Luca dice la stessa cosa, aveva lo stesso discorso con Massimo Berruti, per cui... Questo è l'oggetto di questo decreto, cioè Gioè che è depositario di segreti, questi segreti li porta a conoscenza in parte a lei quando dice, ma soprattutto a Benenati. Lei lo può confermare questa situazione? Senza dubbio quello che ho detto allora è molto più vero, credibile di quello che posso dire ora, perché avevo più ricordo, perché era da poco tempo che collaboravo. E avevo avuto da poco tempo contatti con la stessa, per cui lo confermo. E dico un'altra cosa, lei di questi colloqui col Gioè e col Benenati fece capire qualcosa al Mori, al De Donno? No, io dei discorsi con di Berruti non ho mai parlato. Di Berruti, ma di questa strategia di attaccare la Torre di Pisa, di fare attentati a Roma. Dottore, questo qua dico è una cosa che in un certo senso è una confidenza che avevano fatto loro, perché praticamente mi dicevano, ora vedi questa cosa di Costanzo, questa cosa di cosa, è una cosa. Allora ti avevano effettivamente nel loro mirino. Era Brusca, e praticamente Brusca era messo come capo espiatorio di ogni cosa. Siccome sempre verbale 2 gennaio 98, pagina 56-57, in uno dei miei colloqui che ho avuto col colonnello Mori e col capitano De Donno, io ho prospettato, non in questi termini, cioè non in termini chiari, ma dicendomi sicuro che al 100% c'era la mafia nelle questioni di attentati. Ma questo è indubbio. Aspetti, poi dice, gli ho detto, guarda, che non è solo, è in tutte le questioni che ci sono stati gli attentati, di sicuro che c'è la manuzza degli amici. Che voleva dire? Come? Che non c'è solo, c'è la manuzza degli amici, Sì, cioè praticamente volevo dire che su queste cose che succedevano, specialmente le cose eclatanti, c'era una persona, la manuzza degli amici, erano le persone a noi conoscenti, noti sia a me che al colonnello Mori. E chi erano? Erano nomi universalmente. Quindi erano Bagarella, Brusca, comunque personaggi orbitanti in Cosa Nostra. Quindi. Senza dubbio. Senta, torniamo un momento indietro. Quando, prima che lei collaborasse con l'autorità giudiziaria nel 97, lei ha avuto questo rapporto con Mori e con De Donno. Sì. Lei diede delle indicazioni per far catturare Provenzano? Io praticamente non ho dato delle indicazioni per far catturare, ho dato di più. Mancava il numero civico per dire dove era il posto, ma io ho detto effettivamente dove era. E il signor Provenzano, perché erano quelle cose che mi risultavano a me dette dal capomafia di Casteldaccia, Pino Pinello a me venne a dire, guarda, è ricoverato dal mio cugino. Chi era suo cugino? Suo cugino era il segretario della Democrazia Cristiana di Casteldaccia. Cioè? Non se lo ricordo. Non me lo ricordo perché comunque questo personaggio ha avuto anche un altro personaggio che è inserito in Cosa Nostra e che sta collaborando, penso ancora oggi. Ma in particolare Di Filippo. Come? Di Filippo. Di Filippo. Ma in particolare lei fece il nome di tale Di Salvo che teneva il Provenzano? Anche Di Salvo l'ho fatto, però
che era pure, avevo visto il Di Salvo ospitare il Provenzano, perché ho visto proprio Provenzano. Questo Di Salvo chi è, questo Di Salvo? Questo che teneva Provenzano? Questo Di Salvo era un personaggio che contava, ed era un personaggio con cui ho avuto anche un confronto, io sono riconosciuto, e praticamente era un personaggio, un imprenditore che del settore del movimento di terra, e che aveva un sacco di camion, aveva un sacco di situazioni da espletare sempre nel campo. E i carabinieri riuscirono ad identificare questo Di Salvo? No, i carabinieri non sono riusciti a identificare il Di Salvo, però è riuscito a identificare il vice capo della squadra mobile, che mi portò una fotografia e diceva: no, vedi, guarda questo Di Salvo, questo Di Salvo. E invece i carabinieri non riuscirono ad identificarlo. C'è un episodio che lei ha già riferito, sempre sulla mancata cattura di Provenzano, che vorrei che lei riferisse alla corte. Mi riferisco all'episodio col colonnello Meli. Bene, quello col colonnello Meli, perché disgraziatamente le mie frequentazioni non sono state come quelle con Cosa Nostra, con Carabinieri, qualcosa, e praticamente il colonnello Meli riuscì, non so con quale arti, a farmi uscire da casa mia. Io ero allora agli arresti domiciliari. Per cui esce dagli arresti domiciliari per fare questo giro, esatto, per fare investigativo, chiamiamolo così, col colonnello nei posti dove era nascosto Provenzano. E infatti abbiamo fatto un lunghissimo giro. Peraltro il colonnello Meli, da buon carabiniere, che cosa fece? Il registro tutte le cose, dandosi una grande coltellata sulle ginocchia, per non dire altro. E praticamente in questa situazione lui mi registrò e portò poi il aspetti, per cui esce con il colonnello Meli dagli arresti domiciliari. Avevano autorizzazione per uscire? Com'è? Avevano autorizzazione per uscire? No. Esce con quale finalità investigativa? Con la questione di fare vedere quali erano i posti frequentati da Provenzano, e poi di fare vedere, cioè, dove avevo visto io Provenzano. E lei lo porta dove? Dove lo porta il colonnello Meli? Lo porto in provincia di Enna, in provincia di Caltanissetta. A me interessa l'episodio dell'Aspra. Ecco, dell'Aspra. E poi andiamo all'Aspra, dove sapevo che naturalmente c'era una frequentazione notevole di Provenzano. Che frequentava quale opificio frequentava? Praticamente la Sud Pesca. Che si apparteneva a chi? A Buttadauro Carlo. Carlo Buttadauro, di quale famiglia mafiosa? Della famiglia mafiosa di Roccella, che praticamente era fratello di Peppino Buttadauro, reggente la famiglia di Roccella, e fratello di Cuttadauro, cognato di Matteo Messina Denaro. Abbiamo individuato il personaggio, per cui lei lo porta in questi luoghi, e che cosa succede? Che cosa succede? Così casualmente avevamo una Alfa 175 e incrociamo casualmente una Mercedes blindata che io avevo saputo essere nell'uso di Buttadauro Carlo, che la usava specialmente per recarsi in Turchia, siccome diceva lui che gli sparavano non senza dire, manco avvisare. Allora si era portato questa macchina blindata. Questa macchina blindata lui l'aveva acquistato da Cascio Rosario, nella concessionaria F. Bocaro di Castelvetrano, e il Cascio Rosario, quando io ci andavo, mi diceva: vedi, questa è la macchina di Tizio di Caio. E meno male che non lo doveva sapere nessuno. Per cui in questa Mercedes chi c'era? C'era il signor Carlo Tadauro, accanto a lui era seduto Provenzano. Lei cosa dice al colonnello Meli? Provenzano c'è.
il colonnello Donnelly si confonde o fa finta di confondersi, non lo so questo. Si confonde o fa finta di confondersi? Sì, e comincia a dire, ma e comincia a fare la manovra per seguire questa cosa, perché ci dico seguiamo, ma l'Alfa 75 dove c'era il colonnello Meli era collegata radio collegata con la centrale dei carabinieri, aveva una radio, no, praticamente avevano qualche cosa che mi ha registrato questo per lei, ma dico era collegato anche diciamo via radio con la centrale dei carabinieri, no, era completamente no, non era collegato. E praticamente io dico c'è Provenzano, a un certo punto, non se fu per caso o fu per malavoglia o per paura, bisogna mettere anche in questa cosa anche la paura, a un certo punto dico non ci siamo riusciti, quando siamo riusciti, praticamente quando riusciamo a fare la manovra, del Provenzano non c'era nessuna traccia. Era sparito la vostra vita. Ma ci fu un inseguimento? Ci fu un inseguimento? Assolutamente no, ci fu un seguire, andare nella stessa direzione. E l'avete perso? Niente. Diciamo, non ci fu un'azione, diciamo, energica di inseguimento? Assolutamente no. Senta, ma in quel periodo lei collaborava con il ROS di De Donno e Mori. Com'è che uscì con Meli, col colonnello Meli? E allora, perché c'era stato altre persone? Il colonnello Meli, bisogna dire, che andò da un personaggio che sapeva tutto di me. Effettivamente era una persona che sapeva, questo personaggio dice, se volete sapere notizie di Provenzano. E chi era questo personaggio che le ha accreditato Meli? Mia cognata Ninni Bertolini. Ah, per cui il colonnello Meli viene accreditato tramite sua cognata Bertolino. Sì. No, esatto. E il Meli sapeva che lei aveva interlocuzione con Mori e De Donno? Come? Il Meli sapeva che lei interloquiva con Mori e De Donno? Assolutamente no. No. Però sapeva, cioè era della famiglia, diciamo. Che c'era qualcosa. Perché c'era soprattutto un suo maresciallo che era un collaboratore che aveva a Monreale, che effettivamente era informatissimo, ma come tutti i marescialli era molto molto bravo. Senta, ma le notizie che lei aveva dato al colonnello Meli su Carlo Guttadauro, sull'opificio in zona, ma anche su tutti gli altri riferimenti, numeri di targa e quant'altro, sa se furono sviluppati? Io non avevo dato queste cose, perché praticamente il Sud Pesca, il discorso del Sud Pesca, lo so, perché praticamente me era stato detto da altri personaggi con riferimento a Cosa Nostra, e anche da personaggi che non avevano nessun riferimento con Cosa Nostra. C'era un ingegnere, aspetti, questo si chiamava Lanzalaco, l'ingegnere Lanzalaco mi diede che lui diceva, per farsi grande, cioè, di aver visto anche Provenzano all'interno della Sud Pesca. Sa se furono sviluppati i numeri di targa di questa macchina, se fu intercettato Carlo Guttadauro. Non so parlare, però ho visto che è rimasto il colonnello Meli, è rimasto molto ma molto perplesso di questa cosa, rimase come sorpreso, ma cominciò quasi. Senta, lei di questa mancata identificazione del disalvo imprenditore che aveva tenuto che ha sorretto la lattanza di vediamo se è la stessa cosa che quello che mi accompagnò a Lenda in Villa Rosa, è questo che fa parlare. Sì, bene. Allora di questa identificazione ho saputo che c'è stato il colonnello De Caprio che praticamente si era appostato per vedere chi era questa cosa e stava morendo assiderato, perché c'era talmente freddo che stava per morire assiderato. Mentre cercava di identificare il disalvo? Eh sì,
Anche devo dire una cosa, ho avuto modo di parlare con Erode Carpio, e che proprio mi confermò alcune cose che avevo detto io, mentre poi anch'io l'avevo capito, perché mi sono appostato, ho visto le cose e non ho avuto niente. E praticamente quando c'era De Carpio c'è stata anche la signora Principato che mi ha dato, me l'ha fatto conoscere, me l'ha appostato, e che ha avuto modo di constatare le ambasce del povero De Carpio. Senta, torniamo un po' indietro con sui suoi rapporti con i carabinieri. Lei ha già accennato che ha avuto un rapporto di collaborazione col colonnello Russo. Lo può spiegare alla Corte? No, di come si chiama, devo dire che non è stato di collaborazione. Ho avuto un rapporto di amicizia sincera, veramente, col colonnello Russo. Ma intanto qualche notizia gliel'ha data lei al colonnello Russo? No, io ho qualche notizia, ma così... Veramente erano più quelle che mi dava lui, perché c'era Russo che mi mise a corrente dei segreti del sequestro Corleo. Mi disse com'era stato il sequestro Corleo, da dove erano partiti e chi aveva fatto il sequestro Corleo. E perché la mise a corrente di un fatto molto grave all'interno di Cosa Nostra, il sequestro Corleo? Beh, guardi, io devo dire che il colonnello Russo si fidava molto di me, e perché abbiamo fatto anche, diciamo, delle operazioni, cioè nel senso che quando hanno sequestrato la moglie di un imprenditore di Monreale, lo sa che è andata a prenderla da dove il posto dove avevano detto che l'avevano lasciata, io e lui. Cosa Nostra non era gelosa di questi suoi rapporti, sospetta, gelosa di questi suoi rapporti col colonnello Russo? Non lo sapevano come era quella cosa, perché allora non avevo questi rapporti, diciamo, intimi con Cosa Nostra. Perché siamo in che anno siamo? Siamo in prima metà degli anni 70. Senta, ma in relazione... Scusi, devo dire come si chiama la signora, che si chiamava la signora Quartuccio. Quartuccio, sequestro Quartuccio. Senta, ma in relazione agli appalti di Baucina, lei ha collaborato con i carabinieri? La vicenda Baucina, per intenderci, che è una vicenda complessa. Io non ho collaborato, anche perché ero parte, e praticamente io non ho avuto nessun tipo di cosa. Quando ho sentito... del discorso di Baucina mi sono meravigliato molto, perché ero molto amico, conoscevo bene, non dire amico, che amico ero col colonnello Russo, ma conoscevo bene il generale Subranni, che io mi meravigliai, ma come? Lui sa che c'è questa cosa e non mi fa sapere niente. La mentalità era distorta, quella mia. Cioè, praticamente io pensavo, ma come? Lui, io sono stato... Ma lei non fu coinvolto nell'indagine sugli appalti di Baucina? Certo, perché sono stato accusato, non so da chi, che ero quello che organizzava gli appalti, la cosa. Proprio di quella cosa io non ne sapevo niente, e ben sapevo invece che c'erano altre cose che portarono un omicidio eclatante, e per quella cosa fu quello dell'imprenditore Taibbi, ma questo era coinvolto in una questione che almeno lui diceva, lui diceva che c'era di mezzo anche Scalfaro e il coso Salabè. Marina, mi interessava sapere soltanto questo, perché non mi era chiaro il riferimento alle dichiarazioni che lei ha fatto al processo Bagarella e altri, verbale del 16 ottobre 2014, dove lei sostanzialmente ritiene che il generale Subranni la tiene fuori dall'indagine Baucina, degli appalti di fuori per una sorta di riconoscenza col colonnello Russo, ho capito male? Non mi dice niente. Ma non la mette neanche dentro, però. Come? Non la inserisce nell'informativa, però.
Dico, non le dice niente, non, cioè, non la informa preventivamente, e qua sì, siamo d'accordo. Però lei, lei riconnette in questo verbale del 16 ottobre 2014 l'atteggiamento morbido, tra virgolette, del Subranni con la sua vecchia amicizia col colonnello Russo, è così? No, praticamente no. Subranni, avevo pure dei rapporti con Subranni, per cui io avevo fatto una cortesia a Subranni. Quando lui mi indicò una certa cosa, gli ho detto sì. Per cui ha avuto un rapporto di confidenza anche con Subranni? Sì, no, confidenza no, cioè praticamente lui mi venne a dire: guarda, c'è il generale, il capitano Pettinato, che mi ha detto che De Cristina mi ha fatto questo tipo di cose, e che ha detto che De Cristina dice che dietro tutte queste cose c'è Rina, c'è tutta San Giuseppe Arno, la situazione è vera. E io ho detto vero, Cioè, per cui lei ha avuto delle interlocuzioni in tempi lontani anche con i carabinieri, cioè nella persona del colonnello Russo per amicizia, ma con Subranni ha fatto delle collaborazioni, sì, no? Sì. E risulta pure la verità che lei era invitato regolarmente alla festa dell'arma dei carabinieri ed era sul palco? Come? Risulta verità che lei veniva regolarmente invitato alle feste dell'arma dei carabinieri e sedeva sul palco delle sì, autorità? Sì, sì. Per cui il suo rapporto con l'arma dei carabinieri è un rapporto che risale molto nel tempo. Risale veramente a molto tempo fa. Io perché il riferimento fatto a Subranni in ordine alle dichiarazioni che Pettinati riceveva da Cristina porta direttamente ai Corleonesi, dico, non è da poco come collaborazione. No, cioè praticamente fu una cosa che quando morì il colonnello Russo ci fu un maresciallo che si chiamava Provenzano che mi invitò a casa sua, e dove trovai il generale Subranni, tutto il gruppo di Palermo che lo rappresentava, e praticamente ho fatto delle ammissioni che io penso che gli avessi dato una cosa buona che ho fatto. Ammissioni. Cioè ho detto che effettivamente la pista che aveva indicato Pettinato era quella conducente effettiva, e mi sono meravigliato quando, ma come, io gli ho detto queste cose facendogli una, dandogli una dritta, e lui ora che c'è il problema di Baucina non mi dice niente. Per cui i suoi rapporti con i carabinieri risalgono già agli anni 80, 70-80 sostanzialmente, giusto? Vecchia data, no? Molto vecchia. E lei era in confidenza anche con il generale Subranni, tanto da recarsi alla prima comunione della figlia del Subranni. Sì. Senta, e lei era anche in confidenza col maresciallo Lombardo? In confidenza, scusa, questo è suggestivo. Conosceva il maresciallo? Per carità, tanto già risposto. No, è formale l'obiezione. Sì, mi permetto, perché sono cose che già conoscevo dai precedenti verbali, non peraltro. E allora, io devo dire che conoscevo bene il maresciallo Lombardo, perché lui stesso venne in occasione del processo mafia appalti a dirmi che sapeva delle cose che mi potevano interessare, e se volevo vedere il famoso rapporto mafia appalti lui era pronto a farmelo vedere. Naturalmente nello stesso momento usò anche un tasto sentimentale dicendomi che aveva il figlio ricoverato a Lione, che doveva essere operato, doveva salvarci la vista, e praticamente aveva bisogno del denaro. Io mi mise immediatamente a disposizione, e dandoci allora la somma di 2 milioni. Ma lei ha avuto rapporti anche con l'allora maresciallo Canale? Io con maresciallo Canale non ho avuto mai nessun tipo di rapporto, se non mediato da altre persone, tipo l'imprenditore Busumano, l'imprenditore, quello che fu, era invece questo in Cosa Nostra.
quella aveva l'analogica magna. Le chiedo una cosa in particolare: se attraverso il capo mafia di Mazara del Vallo, Ciccio Messina, il maresciallo Canale le fece leggere il rapporto mafia appalti. Ciccio Messina, praticamente ci siamo recati con Lipari a Trapani. A un certo punto siamo andati a finire da Ciccio Messina e Lipari mi disse che era lui che deteneva questo, era quello che dava le notizie su questo discorso di mafia appalti. Però io non ebbi a parlare con Messina, perché il Lipari, che era quello che era, riuscì a non farmici parlare, pure io essendo in buonissimi termini con il Messina, e mi disse: tu aspetta qua che io mi figgio il discorso di Messina. E io e le informazioni a Messina, al Ciccio Messina, capo mafia di Mazara del Vallo, su mafia appalti, chi gliele aveva date? Ma dicevano che gli aveva dati un maresciallo. Lei ha detto il maresciallo Canale nel verbale del 16-10-2014. Ecco. Maresciallo Canale era che aveva fornito queste informazioni? Sì, dicevano che era un personaggio di Mazara, che io identificai allora nel personaggio Canale. Col maresciallo Canale. Prendiamo un momento, un altro. Devo dire che Canale mi era stato informato e mi avevano informato da Pantelleria, dove io avevo un altro mia ressa, così si dice, ressa, praticamente in siciliano, quando si parla di conigli e di lepri, dice daccia la ressa. Praticamente il ressa è un modo di dire, un luogo a me noto. Senta, prendiamo un altro argomento. Lei è stato in qualche modo coinvolto nello svuotamento del covo di Rina di via Bernini? Assolutamente no. Però c'è un episodio preciso. So che cosa avevano fatto. Lo racconti alla corte. Praticamente erano andati in questo una mattina, mi fu detto, in una mattinata, erano andati là e avevano svuotato quello che c'era all'interno dell'appartamento, peraltro dandoci una pittata, in modo che se la scientifica faceva delle analisi particolarmente approfondite su quell'appartamento poteva portare cioè se aveva peli, cose, DNA e cose di questo genere. Assolutamente fu dipinto di gran corsa e praticamente. Sai che fine fecero i mobili? Sì, lo sapevo. Però racconti la corte. Devo ricordarmi mobili, gioielli, cioè praticamente a un certo punto il signor Brusca venne da me e mi disse: mi perdoni, la fonte delle sue notizie sulla ripulitura del covo da chi vengono? Da Brusca. E poi sulla destinazione delle cose venne Brusca e mi venne a dire: ma non ce lo puoi dire, cioè lui diceva che erano mobili bellissimi, era così, però io sapevo che erano mobili comprati da Barraia, per cui non proprio Barraia vendeva degli ottimi mobili, però sapevo che non erano bellissimi come lui mi voleva fare credere, opera di alto antiquariato. E lui mi disse: ce lo vediamo a tua cognata, perché sapeva benissimo. Per cui voleva piazzare i mobili del covo di Rina da sua cognata. Da mia cognata. Sua cognata la Bertolino, per intenderci. Esatto. Che è persona facoltosa, notoriamente. Sì, notoriamente è persona facoltosa e di buon gusto. Per cui praticamente
voleva fare questo. E i gioielli invece che strada dovevano prendere? I gioielli, ma li voleva dare pure a me, la cognata mi stava facendo correre a me con tutti i mobili e le cose e i gioielli, dicendo che assolutamente. E invece andiamo a un argomento più serio. Lei della cassaforte o dei documenti del covo ne sa parlare? Niente. Commenti ne sono stati fatti? Ma al di là del sa chi c'era, sa come erano combinate le cose. E che significa? Sa come erano combinate le cose, che no. Significa? E cioè praticamente tutti pensavano chissà che cosa c'era all'interno della cassaforte, che pure c'era. C'era pure la cassaforte? Sì, come no. E questo chi lo disse che c'era la cassaforte? Sempre Brusca. Perché Brusca lo disse che c'era la cassaforte? Sì. E che fine ha fatto questa cassaforte? Me lo dissero pure, cioè mi dissero che era andata a finire poi, non so, in casa di chi. No, la cassaforte come sì, contenitore, sì, mentre sì. Il contenuto della cassaforte. Il contenuto della cassaforte non me ne so mai parlare. E invece mi dissero che esisteva una cassaforte e che questa fu sistemata. Sì, fu sistemata. E mi dissero anche da chi. Non lo ricordo. Io non me lo ricordo. Tutta la sua fonte di conoscenza è Brusca. Brusca. Un ultimo argomento e veramente mi porto a finire di questo esame. Lei ha detto che è stato affiliato ad una loggia massonica, ha rivestito il grado numero 33. Io le chiedo se in Cosa Nostra era possibile la doppia affiliazione alla mafia e a Cosa Nostra e alla massoneria. Allora, c'erano parecchie affiliazioni, biaffiliazioni. Doppia affiliazione. Praticamente, le vogliamo chiamare. E una di queste era quella di Stefano Contate, che era affiliato sia a Cosa Nostra, sia alla loggia massonica. Ad una loggia massonica riconosciuta? Questo non so. Perché quando io sono entrato nella loggia massonica, veniva nella loggia massonica ufficiale, cercando l'Oriente d'Italia. Però poi sono andato a finire alla Camea, che non era una loggia riconosciuta. E Stefano Bontate a quella loggia era affiliato? Come? Stefano Bontate a quella loggia era affiliato? Ma era affiliato alla loggia Camea, cioè dopo. Che aveva sede dove? E che aveva la sua via dove c'era la Democrazia Cristiana. Cioè dove? Gaetano Dait. E dico, era permessa la doppia affiliazione o era un caso eccezionale quello di Stefano Contate? No, era permesso perché poi mi sono accorto che non era solo lui, c'era anche Bonura Francesco, che era un altro affiliato alla... Uomo d'onore e anche imprenditore. E anche la famiglia d'uditore. È anche imprenditore. È anche imprenditore, è anche un imprenditore che andava per la maggiore. Mi perdoni, Francesco Bonura era legato a Vito Ciancimino? E praticamente. Lo devi dire in chiaro, lo devi dire. Era praticamente un lazzo castrumuolo con Vito Ciancimino, anche perché ha tenuto in grandissima considerazione, ora capisco perché. Perché sapeva benissimo, sapeva Ciancimino chi era e chi non era, che era suo padre, era stato reggente della famiglia d'uditore, poi quando diventò cieco praticamente aveva una forma galoppante di diabete. Per cui c'è una doppia affilazione permessa eccezionalmente con uomini come Stefano Bontate, Francesco Bonura vicino a Ciancimino, diciamo che è l'imprenditore di riferimento di Ciancimino, esatto? Sì, come no, era non solo lui vicino, ma anche il suo cognato Salvatore Buscemi, era molto vicino a come ma Buscemi non era massone? Come? Buscemi non era massone. Io le chiedo, lei ha conoscenza che a un certo punto Stefano Bontate... Anche c'era Enzo Piazza. Altro costruttore? Sì. Ed era pure massone? Sì. Ed è il Piazza imprenditore vicinissimo a Vito Ciancimino? Sì. Lo stesso. Per cui Vito Ciancimino nella loggia massonica c'ha due uomini, Bonura e Piazza? Sì. Enzo Piazza sapeva, cioè praticamente era
era uomo, cioè era affiliato alla famiglia mafiosa dell'Uditore, dove era, c'era anche Franco Bonura, e poi alla loggia del Grande Oriente d'Italia ufficiale, che era la loggia Dante Alighieri, e dove il reggente era l'ingegnere Di Tommaso. Sì. Senta, il commercialista Pino Mandalari era affiliato ad una loggia massonica? Sì. Può dire alla Corte i rapporti che esistevano tra Pino Mandalari e Bernardo Provenzano? Ne so poco, però so benissimo che avevano, per questione diretta, avevano ottimi rapporti con Salvatore Riina. Quando io ero l'amministratore unico di Salvatore Riina, Buttaloio, l'ambasciatore, che ne ha più una metta, Salvatore Riina, il Mandalari, pensando che questo fosse vero, era vero, non c'era, però non se lo poteva sapere lui. E mi mandò i saluti, forse ci saluti a Riina. E io, va bene, eccetera. Per cui il rapporto tra Mandalari e Riina è pacifico, accertato? Sì, sì, accertatissimo. Non so invece dei rapporti tra Provenzano e Mandalari. Senta, il notaio Ferrara a quale loggia massonica era affiliato? Se era affiliato ad una loggia massonica? Mandalari. Notaio Ferrara. Il notaio Ferraro. Ferraro. Ferraro con l'O, perdono. Il notaio Ferraro era affiliato alla, per essere suo padre, che era il reggente, era affiliato alla loggia di Piazza del Gesù. Senta, le risulta che ad un certo momento Stefano Bontade aveva una sua loggia massonica con circa 300 affiliati, cosiddetta loggia dei 300, e che erano tutti, diciamo, con un piede in Cosa Nostra e con un piede nella loggia massonica. Effettivamente. Chiedo scusa, per carità, tutte no, le no, 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 stendo pure io a capire la diretta attinenza col processo, se me lo spiega io. Presidente, è un filologico che va dai poteri occulti, da Vito Ciancimino alle logge massoniche deviate e i rapporti tra la mafia e la massoneria. Presidente, è uno dei temi di questo processo, ahimè. Dottor, vorrei che c'entrasse un po' più No, sei a conoscenza di questa loggia dei 300? Io ero a conoscenza che esisteva una loggia chiamata dei 300, anzi so pure dove era, qui a Roma. Eppure, però, non so effettivamente questa cosa che sto dicendo ora, che aveva una forma bifida, diciamo, dal punto di vista massonico e dal punto di vista dell'alta M. Ecco, un altro modo che parlavano alle volte è le due M, massone e mafia. Ma lei ha fatto riferimento che la sede di questa loggia dei 300 era in via Roma. Procuratore generale, chiariamo il problema. Abbiamo riaperto l'istruzione dipartimentale con un'ordinanza. Prometto che non faccio nessun'altra domanda, Presidente, nessun'altra domanda. Solo l'ultima ho finito, perché solo l'ultima ho finito, non ci torno più. La sede di questa loggia dei 300 era via Roma, dove c'era la sede dei servizi segreti? No. No. Ora, non vorrei che per la registrazione problemi ci sono in testa prima della registrazione, perché noi lo sentiamo. Sulla registrazione non ci sono regole. Vado tranquillo. Prego. Posso rispondere, Presidente? Non ho sentito la domanda perché nel frattempo ero impegnato in altre cose. La domanda la vuole ripetere il procuratore? No, la domanda era se questa loggia dei 300 era ubicata nella stessa via Roma dove c'erano i servizi segreti. No,
era ubicata di fronte alle poste. Di fronte alle poste, perfetto. Va bene, nessun'altra domanda su questo punto. Tornando un attimo sulle sue dichiarazioni, lei ha riferito che Piddo Madonia, in una pausa del processo Leopardo, sì, le disse, anche piuttosto facendosi notare, no? Per chi dobbiamo votare, no? Esatto. E c'erano delle indicazioni di voto in quel momento? C'erano delle indicazioni di voto che avevo ricevuto da mia moglie, e mi disse che dobbiamo votare per Forza Italia. E infatti, se c'è ancora la registrazione, perché sapevamo che eravamo registrati nel processo di Leopardo, c'è questa voce stentorea che a un certo punto Piddo Madonia mi dice: Angelo, per come votare? Io facevo finta che glissavo, facevo finta di non sentire niente, e invece a un certo punto da lontano mi dice: forza, forza, forza. E io, cioè, l'indicazione era per Forza Italia? Sì. E a sua moglie questa indicazione di voto per Forza Italia da chi proveniva? Sia da Brusca e sia da Stadi San Giorgio. Da San Giorgio. Fu detto a sua moglie oppure altri canali interni a Cosa Nostra perché questa indicazione di voto a favore di Forza Italia? No, perché non fu detto, però mi dissero che lo sapevano tutti, erano tutti d'accordo. Io ho evitato perché ero preoccupato anche che gli facessero sapere questa cosa a mia moglie. Va bene, nessun'altra domanda, grazie.